Era il 13 maggio 1984, quando il CAMEP, Club Auto e Moto d'Epoca Perugino, diede vita insieme alla famiglia Buitoni, allora proprietaria della fabbrica perugina, e all'Automobile Club Perugia, alla prima riedizione della Coppa della Perugina, in ricordo dell'antica corsa automobilistica degli anni 20 di caratura internazionale, inventata e voluta da Giovanni Buitoni. Quest'anno la rievocazione ha raggiunto le 30 edizioni, come sempre in Umbria, il cuore verde d'Italia, dove si sono dati appuntamento 120 equipaggi con le più belle auto d'epoca, prodotte fino al 1968, di cui 20 con carrozzeria aperta, prodotte fino al 1930. È un insieme di collaborazioni che decreta in qualche maniera con la nostra buona volontà un successo che ormai è collaudato e che dobbiamo cercare di alimentare continuamente. È una manifestazione importante non solamente per l'Umbria ma anche per tutta Italia, perché rievoca una grande manifestazione, una continuità col passato ma un rinnovamento nella modernità. Un programma articolato su 3 giornate, quello del 2018, che ha preso il via con il raduno degli equipaggi nei locali della concessionaria CDP De Poia e l'era di Corciano, per poi proseguire alla volta delle colline del Trasimeno fino all'autodromo di Maggione per la prima prova cronometrata di precisione su pista. 30 anni portati molto bene alla Coppa della Perugina, il CAMEP e con il presidente Amodeo e tutto lo staff sicuramente sta portando questa manifestazione al di fuori della regione Umbria come partecipanti, come notorietà, e siamo molto molto orgogliosi di essere partner di questa meravigliosa iniziativa qui nel territorio umbrio ormai da 30 anni. Seconda giornata più impegnativa, con un percorso di oltre 240 km da Perugia a Terni, condito dalla immancabile sfilata a Perugia lungo Corso Vannucci, riproposta per la prima volta anche in notturna. Terzo giorno, infine, tappa allo stabilimento della Nestlé Perugina per la prova riservata alle auto anni 30 che si sono sfidate su un percorso a cronometro. Premiazione finale in una sala affollata che ha celebrato il successo assoluto della coppia milanesi Terenzi su Fiat 508 Spider Coppa del 1935. Mentre la classifica delle vetture fino agli anni 30 se l'ha aggiudicata la coppia Mattarolo-Duzzi sul Lancia Lambda quinta serie del 1925. Per i vincitori, 2 preziosi orologi modello Tazio Nuvolari dell'antica Maison d'Horlogerie e Eberhard & Co., offerti dalle gioiellerie Bartoccini, ancora una volta a fianco dello sport come testimonia l'impegno nella pallavolo a sostegno della Bartoccini Gioiellerie Perugia, squadra di Serie A2 femminile. È un grande orgoglio, un grande prestigio poter affiancare il nome Eberhard Bartoccini alla Coppa della Perugina. Noi siamo sempre felici e orgogliosi di partecipare e di sostenere questa manifestazione che è un fiore all'occhiello per la città di Perugia. La 30ª edizione si è ufficialmente chiusa a Solomeo, dove gli equipaggi sono stati ospiti di Brunello Cucinelli, dandosi appuntamento al prossimo anno per l'edizione numero 31.